Il Signore ci ha convocati perché vuole ancora mostrare a noi la sua via e vuole darci la sua salvezza. La salvezza del corpo certamente, ma in modo particolare la salvezza dell'anima. Ed ecco perché nel suo cammino la Chiesa ha anche questo sacramento che noi celebreremo questa mattina, l'unzione degli infermi. All'omelia cercherò di rendere chiara che cosa significa la ricezione di questo sacramento e a che cosa serve questo sacramento. Intanto, diciamo fin da ora, è il sacramento che, come gli altri, ci dona l'amore e la grazia di Dio. Ed ora, per celebrare degnamente questi santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e decisioni, per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa. Gesù Cristo, la beata sempre Vergine Maria, gli angeli e i santi, e voi fratelli, pregare per me, Signore Dio nostro. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Signore, pietà. Preghiamo. Dio misericordioso, salvezza eterna dei credenti, ascolta le preghiere che ti rivolgiamo per questi nostri fratelli infermi, perché possano insieme a noi renderti grazie nella tua Chiesa. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal primo libro di in quei giorni Geroboamo, re di Israele, pensò: in questa situazione il regno potrà tornare alla casa di Davide. Se questo popolo continuerà a salire a Gerusalemme per compiervi sacrifici nel Tempio del Signore, il cuore di questo popolo si rivolgerà verso il suo Signore, verso Roboamo, re di Giuda. Mi uccideranno e ritorneranno da Roboamo, re di Giuda. Consigliatosi, il re preparò due vitelli d'oro e disse al popolo: siete già saliti troppe volte a Gerusalemme. Ecco, Israele, i tuoi dei che ti hanno fatto salire dalla terra d'Egitto. Ne collocò uno a Betel e l'altro lo mise a Dan. Questo fatto portò al peccato. Il popolo, infatti, andava assieme a Dan per prostrarsi davanti a uno di quelli. Egli edificò templi sulle alture e costituì sacerdoti, presi da tutto il popolo, i quali non erano discendenti di Levi. Geroboamo istituì una festa nell'ottavo mese, il 15 del mese, simile alla festa che si celebrava in Giuda.
Egli stesso salì all'altare, così fece a Betel, per sacrificare ai livelli che aveva eletto. E a Betel stabilì i sacerdoti dei templi da lui eletti sulle alture. Geroboamo non abbandonò la sua via cattiva. Egli continuò a prendere da tutto il popolo i sacerdoti delle alture e a chiunque lo desiderava conferiva l'incarico e quelli divenivano sacerdoti delle alture. Tale condotta costituì per la casa di Geroboamo il peccato che ne provocò la distruzione e lo sterminò dalla faccia della terra. Parola di Dio. Ricordati di noi, Signore, per amore del tuo popolo. Abbiamo peccato con i nostri padri. Delitti e malvagità abbiamo commesso. I nostri padri in Egitto non compresero le tue meraviglie. Ricordati di noi, Signore, per amore del tuo popolo. Si fabbricarono un vitello sull'ore, si prostrarono a una statua di metallo, scambiarono la loro gloria con la figura di un toro che mangia erba. Dimenticarono Dio che li aveva salvati, che aveva operato in Egitto cose grandi, meraviglie nella terra di Cana, cose terribili presso il Mar Rosso. Ricorda